una partita del genere. Probabilmente il calcio è bello anche per questo, quindi noi non possiamo rammaricarci di niente. Devo dire che la cosa importante oggi è essere usciti a testa alta, penso che il nostro pubblico ce l'abbia concesso, e questa è una cosa che il Verona fa sempre, e quindi penso che sia una cosa giusta, un abbinamento che ci può portare a fare un'annata diversa da quello che si prospetta adesso, almeno un'annata di dignità, di forza. E ho detto sempre ai miei giocatori che questo binomio deve essere quello che ci porterà, che ci dà la speranza, perché adesso non è una speranza, non sono morte, perché la matematica ci dice che possiamo ancora andare. Le prestazioni sono sempre queste, io penso che sempre la sfortuna non possa essere abbinata, e perché oggi non concedere niente, tirare 26 di in porta, avere due calci di rigore che c'erano non dati, avere solo 29 milioni in campo, aver fatto 13 calci d'angolo, aver tirato dal limite, cioè tutto quello che è possibile, colpito di testa, colpito di piede, colpito, cioè, più di così il calcio, non so, forse col laser, però direi che purtroppo il calcio è tremendo, in questo senso qua ti dà delle delusioni importanti. Bisogna solamente far mente locale su quello che si può migliorare. Ma la cosa fantastica, devo dire, è proprio stato il nostro pubblico, devo dire, quello oggi ci ha fatto capire che non ci mancherà mai l'impegno e la dignità per uscire dal campo. Anche perché penso sia stato premiato proprio il fatto che sarebbe stato facile arrendersi, decisioni arbitrali discutibili, questa palla che non entra sarebbe stato facile, invece non è stato così, veramente fino al fischio finale il Verona c'è stato, ci ha creduto veramente. Lo spirito è questo, lo spirito deve essere quello di rimanicarci, perché il risultato è altamente importante e non è venuto, però di essere anche concretamente convinti che giocando così qualcosa di buono possiamo fare ancora. E noi dobbiamo dare al pubblico questa sensazione, il nostro pubblico deve essere quello di dire questa cosa qui è una squadra che può anche retrocedere, ma retrocedere lottando domenicalmente 100 minuti, e questo mi sembra che questo sia un fatto importante. E noi, devo dirti un'altra volta, onoremo il pubblico che abbiamo in confronto, perché io di pubblici così, devo dire la verità, ne ho girati tanti di campi, ma un pubblico di questo tenore, di questo amore per la squadra, penso di non averlo visto da nessuna parte, forse in un posto, ma non come Verona, così intenso, così forte, così vero. Si riparte anche dai rientri importanti che ci sono stati in questa partita? Si riparte anche dalla convinzione di avere la gente che recupera, perché come si è giocato, Pastini secondo me potete vedere che gioca, Toni, Viviani ha giocato col male perché è stato fermo per parecchio tempo, ha recuperato Sala, abbiamo concesso poco in chiave difensiva, quasi niente, senza quasi niente, abbiamo creato bene, quindi la squadra sta migliorando, certo che il risultato ci darebbe più forza, però perdere così fa molto male, ma perdere giocando male fa male ancora di più, quindi da quel punto di vista siamo soddisfatti e ringraziamo di nuovo il nostro pubblico, perché veramente ha dato segno di grande amore per la nostra squadra, e noi la onoreremo sempre su tutti i campi.